Incidono non è fra di uno giura, così diretti vanno a Venatura. Giunti sul posto, presero l'altura, internandosi nel cuor della foresta. È un po' bagnato, ma non se ne cura, sparando al primo uccello che si desta. Ecco d'un tratto, preso da paura, Marino, che più aveva la gamba lesta, tornava indietro, che era il più lontano, dicendo: amici, mi trema le mani, ho visto un animale alquanto strano. Allora Galeotti, il più allenato, dice: compagno, parla un po' più piano, qualche lupo può essere giù calato dal Catria. Come infatti il guardiano del monastero di Monteavellana ne ha visti 4 l'altra settimana. Presi da timore per la collana, ognuno afferra il cane e dice: zitto, che se ci sente i lupi oggi ci sprano in questo maledetto bosco fitto. Intanto Ernesto ed Elio si allontana, che ogni capello in testa aveva ritto. Ciro, Ciro si fa coraggio e si fa avante, con la proposta di scalar le piante. Provata sull'istante. Esatto, ritenevano il consiglio, giungendovi a un'altezza dominante, che tutto intorno lo vedeva un miglio. Attenti, fa Michele, che è il più avanti. Fermo, guardava senza batter ciglio, stretto ad un ramo d'un antico faggio, dice ai compagni di farsi coraggio. Intanto, fra le nubi usciva un raggio di sol che rischiarò la valle ombrosa, che di quel luogo lussa era selvaggio, offre una vista molto paurosa. Approfittando quindi l'equipaggio, nell'atto di sparar presero posa, tutti pronti, ove Marino aveva detto, mirando col dito sul grilletto. Uno, due, tre, neppur fu detto un segnale che faceva segnale, una ronda diretta là dove era il presunto animale. Uno svelo si sente per l'effetto. Perella dice: è il verso del cinghiale. E invece, indovinate un po' cos'era? Una capra vecchia come il prete nera. E su prese la bestia gran carriera, che gli brucia un pallino nell'orecchia. Correva più che l'anca la straniera, un tempo al nostro povero giunta per pirato, come Galeotti che si era aggrappato. Nel frattempo che si fu adunato, il trapello cacciato su quella tuna, fece a Marino un buon improverato, che data gliela venne a prega. Breve tempo tutto fu aggiustato e l'altro mi accose dalla paura. Si così decide di cacciare i cani a vostro terra ad aspettare. Prendesse in giro. Lui non si rese conto nel momento che tale quale fu la sua sorpresa. Quando capiva non veniva più tempo, era arrivato in fondo alla discesa. Continuava la sua bella ascesa, e dito piano piano senza affanno, il lepre e i catorni se ne vanno. Ciro che l'orto prende
che fece danno all'altro tuo cugine. Ora aspetta un cicchetto mi daranno i miei compagni per farla via. Portavamo le patate, le mela, le cuocevamo in un pane di zolfo, lo tiravano giù bollenti spinatori, segnavano il pane dove mettevamo questa roba nella carta paglia. Italia cara bella mostrati gentile, i figli buoni tu non li scacciare, se no ne vanno tutti nel Brasile.
non se ne curan più di ritornare. Mentre qua si potrebbe lavorare senza andare in America, tanto mare attraversare. Le case resteranno sprigionate, i proprietari perdono l'affitti, i topi fanno lunghe. Spero che questo spettacolo sia stato di vostro gradimento.